Amore mio, ti scrivo queste parole per farti sapere quanto sia speciale e importante questo momento della nostra vita. Il nostro matrimonio non è solo un giorno, ma un impegno per tutta la vita. Sarò sempre qui per te, come marito, amico e confidente. Insieme affronteremo le sfide, celebreremo i successi e costruiremo una vita piena di amore, rispetto e comprensione, ma soprattutto di risate. Sii certa che tutto quello che facciamo sarà sempre guidato dall'amore e dalla reciproca dedizione. Il nostro matrimonio sarà il punto di partenza per un futuro luminoso e felice insieme. Questi siamo noi, noi che siamo testardi, discutiamo su pareri diversi, ma poi guardandoci negli occhi troviamo il nostro posto nel mondo e tutto passa. Noi che scoppiamo a ridere sulle banalità, noi che ci abbracciamo forte fino a farci mancare l'aria, noi che siamo il porto sicuro l'uno dell'altra, noi che ci amiamo così tanto come recita la nostra canzone. Quell'amore che i cantanti cantano, tanto forte, potente e immenso che sembra esagerato e impossibile. Con il petto che sembra esplodere, che non serve altro in più per vivere, che non c'è parola per descrivere, che ti sceglie e che non si fa scegliere. Oggi la nostra comunità è in festa ed è in festa perché due dei suoi figli, due figli di questa comunità parrocchiale, Manuel ed Alba, decidono di unirsi in matrimonio, decidono di presentare a Dio il loro sogno, il loro amore, il loro progetto di vita, ma soprattutto questo pomeriggio Manuel ed Alba decidono di offrire a Dio i loro due cuori. Alba Chiara, ricevi quest'anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Emanuele, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Da questo momento Manuel e Alba sono marito e moglie. Lo sposo può baciare la sposa. Quando una coppia, quando una famiglia prega insieme, il legame si mantiene nonostante le prove, le difficoltà, le incomprensioni che ci sono e che ci saranno, ma quella coppia rimane in piedi. Quando gli sposi pregano insieme, quel legame diventa fortissimo, niente e nessuno potrà distruggerlo.